Ok, allora buon pomeriggio a tutti, grazie per essere qui e quindi ringrazio sia gli studenti che gli insegnanti. Siamo qui appunto per la premiazione della 12ª edizione del Solar System Tour, che quest'anno purtroppo abbiamo dovuto fare online e non di presenza. Per iniziare abbiamo con noi la direttrice dell'Osservatorio Astrofisico di Catania, la dottoressa Isabella Padrano. E do subito la parola a lei per i saluti. Allora, innanzitutto buonasera, grazie di essere qui con noi questa sera. È veramente emozionante vedere così tante persone, ci sono oltre 90 collegamenti. Questo è il nostro Solar System Tour del 2020, è la 12ª edizione, ma in qualche modo è anche la prima di una fase che non potevamo neanche immaginare. Questa manifestazione è nata accoppiando proprio attività di socializzazione fisica, incontro dei ragazzi in una gara anche di tipo non solo culturale, ma anche di tipo ginnico, un vero e proprio gioco. Quest'anno invece è molto diversa la situazione e niente, lo archivieremo insieme a tutte le altre cose strane che dobbiamo archiviare di quest'anno. Allora, io voglio ringraziarvi per aver aderito a questa manifestazione, che comunque è sempre una bellissima occasione per i ragazzi di conoscere l'astrofisica, astrofisica che è uno strumento, come dire, a volte anche semplice per parlare di scienza, per parlare anche della scienza fondamentale, per guardarci attorno. In fondo è l'astrofisica che nella sua fase di astronomia, quando si davano i nomi agli oggetti nel cielo e si cercava di capire cosa ci fosse attorno a noi, cosa fossero quegli oggetti luminosi che gli antichi forse vedevano anche meglio di noi in certi momenti, perché noi adesso abbiamo il filtro dei cieli completamente inondati dalle luci cittadine. Ecco, già fin dall'antichità l'uomo si è posto il problema di capire, e questa è l'astronomia, quindi una delle scienze più antiche, come dicevo. Io voglio ringraziare, prima di dare la parola e continuare questa premiazione, singolarmente tutte le scuole che hanno partecipato, a iniziare dalle scuole primarie. Le voglio nominare una a una: l'Istituto Paritario Ventorino di Catania, l'Istituto Statale Padre Pio di Pietrelcina di Mister Bianco, l'Istituto Terzo di Milazzo in provincia di Messina, l'Istituto Statale Fuccio La Spina di Acireale.
Poi per passare alle scuole secondarie di primo grado abbiamo ancora l'Istituto Paritario Ventorino, Catania, l'Istituto Statale Ugo Foscolo di Taormina, l'Istituto Statale Padre Pio di Pietrelcina di Mister Bianco, l'Istituto Statale Seneto di Agrigento, quindi ci stiamo allontanando da questo raggio che è Catania, l'Istituto Statale Pizzigoni Carducci di Catania e poi ancora l'Istituto Statale Luigi Capuana di Giardini Naxos, l'Istituto Statale Terzo di Milazzo, l'Istituto Statale Edmondo De Amicis di Tremestieri Etneo, l'Istituto Statale Dusmet e Andrea Doria di Catania, l'Istituto Statale Musco di Catania, l'Istituto Martoglio di Belpasso, l'Istituto Fuccio La Spina di Acireale. Quindi abbiamo le scuole secondarie di secondo grado, il Liceo Classico Statale Megara, la sezione scientifica di Augusta, il Convitto Nazionale Cutelli di Catania, l'Istituto Statale Capizzi di Bronte, il Liceo Classico Statale Mario Cutelli e l'Istituto Statale Elio Vittorini di Lentini. E poi ancora il Principe Umberto di Catania, il Boggiolera di Catania, l'Istituto Galileo, il Liceo Scientifico Statale Galileo Galilei di Catania e per finire l'Istituto Statale Pugliacco di Taormina. Li ho voluti nominare uno a uno perché ritengo veramente importante la vostra partecipazione e vi ringrazio. Ringrazio tutti gli insegnanti che hanno coordinato queste attività e ringrazio i ragazzi che hanno aderito e hanno partecipato. Passo la parola alla conduttrice di questo evento, la dottoressa Maria Chiara Falco. Grazie ancora. Maria Chiara, microfono. Microfono, Maria Chiara. Scusate, stavo dicendo che ringraziavo a nome di tutti la nostra direttrice, la direttrice dell'osservatorio, e quindi possiamo passare alla premiazione. E partiremo con le scuole primarie per concludere poi con la scuola secondaria di secondo grado. Per quanto riguarda la premiazione, premeremo il terzo, secondo e primo posto. E per il terzo posto abbiamo dei pari merito, perché diciamo che il punteggio era molto, molto vicino. Abbiamo considerato anche, come dicevamo prima durante le gare, il fatto che ci sono dei tempi diversi di connessione, e quindi appunto abbiamo stabilito che ci sono dei pari merito. Quindi iniziamo su. Vi ricordo una cosa: adesso quando le scuole verranno premiate, se volete potete anche accendere la telecamera e interagire con me, con Paolo Romano e con Giuseppe Cutispoto, però siamo anche in diretta su Facebook, quindi a vostra discrezione l'accendere o non accendere la telecamera. Partiamo con la premiazione per quanto riguarda la scuola primaria. Allora, al terzo posto, a pari merito, abbiamo due scuole, che sono l'Istituto Comprensivo Statale Terzo di Milazzo, in provincia di Messina, e l'Istituto Comprensivo Statale Padre Pio da Pietralcina di Mister Bianco. Hanno partecipato alla gara Capone Diego, Crimi Virginia, Cutropia Mattia, Giorgianni Eleonora con l'insegnante Concetta Cannistrà, e poi ha partecipato la squadra composta da Allegra Barbara, Caruso Lavinia, Faro Alice, Tudisco Giuseppe con l'insegnante Di Mauro Domenica. Se si vogliono collegare i ragazzi o le insegnanti per un saluto, per i complimenti, per il risultato raggiunto. Grazie. La maestra Domenica, bravissima. Sono Tudisco Giuseppe. Grazie, sono grazie. Di Mauro, vi ringrazio tanto per l'impegno che c'è stato anche quest'anno in questa manifestazione così strana, così particolare. Grazie a nome della scuola primaria e dei ragazzi. Non so in questo momento chi sono i collegati. Siamo in tanti. Poi magari gli insegnanti potete riferire. Io volevo dire semplicemente una cosa, e questo vale sia per le scuole primarie, ma vale per tutti.
È chiaro che questa premiazione in questo momento è una premiazione virtuale, ma poi in qualche modo la trasformeremo in una premiazione reale. Gli anni scorsi tutte le squadre hanno ricevuto comunque un premio di partecipazione e noi contiamo di farlo anche quest'anno. E poi, come sapete, i vincitori veri e propri hanno la scuola, c'è una targa, i ragazzi vincono dei libri e dei gadget vari. Queste cose ci saranno. Oggi, in questo momento, ovviamente non possiamo dirvi quando, proveremo a organizzare una premiazione che potrà anche essere semplicemente il fatto che qualcuno viene in qualche momento a ritirare, quando sarà possibile, i premi per tutti gli altri. Quindi oggi è una premiazione virtuale, ma la trasformeremo prima o poi, prima della fine dell'anno scolastico, la trasformeremo in una premiazione reale con qualcosa che vi verrà fisicamente consegnato. Bene, allora passiamo ora al podio, al secondo posto troviamo l'Istituto Comprensivo Statale Fuccio La Spina di Acireale. Hanno partecipato Di Paola Francesca, Rovito Francesca, Sipala Martina, Stassi Gaia, con l'insegnante Barbagallo Maria. Complimenti. C'è qualcuno? Grazie. Siamo contentissimi, anche perché per me era la prima volta di aver partecipato e quindi siamo molto contenti. Grazie mille. Posso aggiungere che le distanze fra primi, secondi e terzi erano veramente risicate, perché sono stati tutti bravissimi rispetto alle scuole secondarie di primo grado e secondarie di secondo grado. La percentuale maggiore di risposte esatte si sono avute in realtà con queste classi, con queste scuole primarie. Quindi il questionario era più semplice, ma è andato benissimo. Daniela non ci sente, ma... Ora sì, va bene, ora ci sente, va grazie, bene, quindi congratulazioni veramente a tutti. Grazie. E brava la maestra Maria. Complimenti, e quindi vince la 12ª edizione del Solo System Tour per quanto riguarda la categoria delle scuole primarie, l'Istituto Paritario Francesco Ventorino di Catania. Hanno partecipato Greco Vincenzo, Gruttaduria Emma, Rizzo Sara, Strano Giulia, con l'insegnante Malgioglio Anna Maria. Congratulazioni. Grazie. Claudia. Sì, c'è anche la maestra. E però non sentiamo. Il microfono disattivato. Adesso? Ecco, ora sì. Benissimo. Ora sì. Allora, io volevo ringraziare tutti voi per l'organizzazione certosina che ogni anno abbiamo avuto modo di apprezzare. L'insegnante russo che ci ha aiutato in questa veramente navigata nello spazio. E poi devo fare veramente un encomio ai miei bimbi, perché hanno dimostrato uno spirito di collaborazione veramente esemplare. E voglio fare loro un applauso virtuale, davvero. E mi hanno confidato stamattina, maestra, ieri ci siamo incontrati per ripassare tutti insieme. E abbiamo esagerato? Quando c'è questa curiosità e questo spirito di conoscenza non si esagera mai. Bravi, 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 complimenti. Congratulazioni. Bravissima. Anche ai due ragazzi che completavano la squadra come riserve, sì, Gemma e Corrado. Hanno collaborato bene, hanno lavorato in collaborazione. Si sono allenati anche loro tutto il tempo. Grazie. Congratulazioni, ottimo. Bene, allora passiamo adesso alla premiazione della scuola secondaria di primo grado. Allora, vale lo stesso discorso per quanto riguarda la scuola primaria, quindi abbiamo due scuole al terzo posto, che sono la scuola media statale Nino Martoglio di Belpasso e l'istituto comprensivo De Amicis di Randazzo. Hanno partecipato alla gara Fasone Irena, Nicosia Antonino, Pulvirenti Marco, Pulvirenti Sofia, con l'insegnante Farace Daniela. E poi anche la squadra composta da Camarda Giada, Lupica Tondo Simone, Parlavecchio Andrea, Imerai Christian e l'insegnante Fresta Amalia Catena. Complimenti.
Se qualcuno si vuole collegare. Grazie, io ringrazio tutti i miei alunni che si sono spesi per questa gara, soprattutto qualche alunna che è positiva al Covid, riesce a studiare e a partecipare, bravo Camarda. Ringrazio anche il mio collega Gangemi e voi, insomma, che ogni anno ci fate partecipare a questa bellissima gara astronomica. Telefono a spegnere, no? Posso dire una cosa? Sì, certo. Nella squadra della De Amicis di Randazzo devo segnalare che c'è colui che ha risposto a più domande esatte di tutti quanti. Era il 9A. Chi è il 9A? Io. Vabbè. Io. Congratulazioni Giada, bravissima, hai risposto a tutte le domande esatte di tutti. Abbiamo adesso c'è il collegamento col bel passo, sono tutti quanti a scuola. Bel passo, ma a scuola. Guarda, ma al solito abbiamo le nostre portafortuna, le magliette, Paolo. Le magliette della squadra faranno quelle che ci entusiasmano. Le famose magliette. Grande anche quest'anno le magliette squadra faranno. Ma poi alle 6:30 che ci fate, professore? È un po' tardi. Siamo a scuola, sì. Volevate vivere insieme questo momento, bene, mi fa piacere, anche questo è bellissimo. Va bene, ok. Grazie. Forza bel passo e forza Randazzo, ciao. Complimenti. Allora, vediamo adesso il secondo posto. Al secondo posto troviamo l'Istituto Paritario Ventorino di Catania. La squadra è composta da Fallica Carola, Gravina Ignazio, Guerrera Teresa, Schillaci Sara, con l'insegnante Russo Claudia. Quindi abbiamo di nuovo il Ventorino. Sì. Sì, grazie. Volevo ringraziare innanzitutto i ragazzi che si sono veramente impegnati tantissimo, anche perché in questa settimana abbiamo avuto anche una parte della squadra in quarantena, quindi non è stato facile, ma si sono impegnati veramente tanto. Li ringrazio. E grazie anche a voi ovviamente per aver anche quest'anno organizzato il Solar System Tour, al quale non potevamo mancare. Grazie. Grazie. E quindi andiamo con il primo posto, quindi vince la 12ª edizione del Solar System Tour nella categoria scuole secondarie di primo grado l'Istituto Comprensivo Statale Ugo Foscolo di Taormina. La squadra è composta da Cacopardo Ilaria, Canì Manfredi, Panebianco Dario, Serra Antonio con l'insegnante Ruggeri Adele Rosalba. Buonasera, grazie. È stata una bellissima emozione. È stata veramente una gran corsa in questa fase di studio con i ragazzi impegnati veramente tantissimo. Sono tutti collegati e ringraziano veramente per questa opportunità, in particolare per le varie conferenze alle quali hanno potuto assistere e quindi seguire dalla viva voce degli astronomi il punto della situazione della ricerca in Italia, quindi qui vicino a casa nostra. Quindi grazie, perché questa è stata veramente per loro il punto nodale. Grazie ancora per la motivazione che ci avete dato e ci continuate a dare. Grazie. Grazie a voi. Ma possiamo chiedere anche qualcosa? Abbiamo sentito gli insegnanti, che ci fa molto piacere, ma forse è anche il caso che se vuole parlare qualche ragazzo, ci vuole dare qualche impressione su questa iniziativa di qualsiasi delle squadre che hanno vinto. O sono troppo timidi? No, assolutamente, ci sono. Dario, dove sei? Dario ha fatto il miglior punteggio di tutti quanti. In questa squadra? Sì, ci sono. No, Dario ha fatto il miglior punteggio di tutti.
Mentre la squadra precedente, dicevamo, ha ottenuto con 28 punti 9A, ovvero Giada, ha ottenuto le risposte del maggior numero di risposte esatte, Dario invece ha fatto il miglior risultato in termini di punteggio con Caut, perché ha risposto anche in maniera molto rapida a tutte le domande. Bravissimo, ne hai sbagliate soltanto 3, o forse 2, no 3, quindi ottimo risultato. Grazie mille, grazie. Avete studiato il più del dovuto? Avete studiato tantissimo? Dai, diciamo abbastanza. Vi siete impegnati, bene, bene, bene. Sì. Bene, allora ringraziamo le quattro scuole, ma ovviamente anche tutte le altre che hanno partecipato, e andiamo adesso alla premiazione della scuola secondaria di secondo grado. E qui viene il bello. Qui viene il bello. Allora, qui il terzo posto è soltanto di una scuola, quindi dobbiamo premiare 3 scuole. Allora, al terzo posto, per quanto riguarda la categoria scuole secondarie di primo grado, abbiamo il Liceo Scientifico Statale Boggiolera di Catania. La squadra è composta da Lena Gianluca, Pandino Riccardo, Turrisi Letizia e Zaffuto Dario, con l'insegnante Mammana Angela. Complimenti. Grazie, grazie. Io sono contentissima di essere, siamo contentissimi di aver partecipato anche a questa iniziativa, anche se è stata faticosa farla online, soprattutto per i ragazzi. E io vorrei cogliere l'occasione per salutare 2 ragazzi che ci lasciano, perché sono al quinto anno, e quindi Riccardo, che è meraviglioso, e Dario, sono stati 2 pilastri della squadra, e dare il benvenuto a 2 invece sono del primo anno, e che sono Letizia e Gianluca. Sono giovanissimi tutte e 2, una ha 13 anni addirittura, l'altra ne ha 14, quindi spero veramente, cioè, c'è del materiale per andare avanti. Grazie, sì, grazie. Boggiolera ha accoppiato l'esperienza alla gioventù, sì, all'entusiasmo della gioventù. E infatti è una squadra veramente vista, hanno dato loro il testimone, scusate, sono abbastanza stanca. Bene, sì. Grazie, vi ringrazio. Vi ringrazio. C'è una professoressa anche di scuola media che vuole intervenire, perché ha voce in capitolo su questo risultato. Anna Maria, non ti sentiamo, il microfono. Anna Maria, il microfono accendi. Anna Maria, il microfono. Eccolo. Vai. Ti ringrazio Paolo perché ti sei ricordato. Io vorrei dire alla collega del Boggiolera, che è Gianluca Lena, è stato mio alunno. L'anno scorso ha partecipato ad almeno altre 2 o 3 edizioni del Solar System Tour. Quindi sono particolarmente contenta di questo risultato, perché conosco la sua dedizione, conosco la sua motivazione, quindi anche se la mia scuola non si è classificata quest'anno tra i primi 3, ma sono felice per il vostro risultato. Veramente, veramente complimenti anche a te che li hai guidati in questo modo. E un abbraccio. Bravissimi tutte e 4, veramente. Scusa Giuseppe, allora anche io devo dire che Letizia Turrisi è alunna del Francesco Venturino, quindi anche se di lei sono sicuro. Quindi insomma, c'è una tradizione, se si passa da una scuola all'altra. Sì, li avete preparati bene, perché hanno dimostrato veramente di avere grande valore. Grazie. Diciamo, a noi fa piacere che i ragazzi siano così affezionati a questa manifestazione, quindi anche quando passano in un'altra scuola ci tengono a precisare. Quindi in un certo senso è anche vero che la vittoria di un ragazzo in una scuola di livello più alto è anche la vittoria di chi l'ha avuto quando era nell'ordine scolastico precedente, sicuramente. E infatti è stato, ho giocato facile, bello. A Catania ogni tanto sappiamo fare anche delle cose belle, che è quello di lavorare anche in vari ordini scolastici insieme, in collaborazione. Questo è un grande successo. Va bene, grazie di nuovo. Grazie a lei.
Vediamo adesso il secondo posto, se lo aggiudica il Liceo Scientifico Statale Galileo Galilei di Catania. La squadra è composta da Consoli Giorgio, Cristaudo Gabriele, Moncada Ruggero e Luca Russo. L'insegnante Zotting Daniela. Complimenti ragazzi, e all'insegnante anche. Sì professore, parlo io, la nostra professoressa non c'è. Niente, siamo contenti, è vabbè, la prima volta che tutti e quattro partecipiamo a questa competizione e quindi siamo contenti del risultato ottenuto, diciamo. Ottimo, sì. Ottimo. Il Galileo in realtà aveva una lunga tradizione che aveva sempre vinto, ma voi siete tutti e quattro nuovi, quest'anno si è cambiato, la scuola si spunta sui giovani, quindi rivoluzione al Galileo Galilei. Va benissimo, va bene così, ottimo risultato comunque. Benissimo, e allora andiamo a premiare, a scoprire il primo posto, quindi il primo classificato per quanto riguarda la 12ª edizione del Solar System Tour nella categoria scuole secondarie di secondo grado. E troviamo il Liceo Scientifico Statale Principe Umberto di Catania. La squadra è composta da Fabio Marta, Fasone Francesco, Sapuppo Paola, Tomaselli Giuseppe con l'insegnante Russo Alfio. Complimenti ragazzi. Finalmente il professore Russo con i suoi studenti. E noi dedichiamo questa vittoria a Paolo Romano, che ci ha sempre supportato, che ci ha sempre detto che ce la poteva fare. Infatti! Ecco, finalmente 5 anni che questi ragazzi provano a vincere questo Solar System Tour, solo col Covid sono riusciti ad ottenere questa vittoria. Sì, sì. Sì, ma complimenti. Siamo allenati questa settimana, tutta la settimana, nonostante gli impegni della didattica a distanza che li tiene impegnati di mattina al terminale, tutta la giornata, 5 ore, ci siamo rivisti il pomeriggio, lunedì, ieri. Qua Francesco, lo vedete, sta partecipando dalla scuola media, dove è stata premiata anche la sorella oggi, quindi anche qua abbiamo una tradizione che sta avanzando. Familiare. Infatti. Vabbè, anche lì, diciamo... Anche lì Francesco Fasone ha partecipato negli anni precedenti quando era alla scuola media con Daniela Farace, quindi anche qui è un altro ragazzo che partecipa ormai da molti anni ed è passato all'ordine scolastico superiore. Grazie professore, oggi sono qui non proprio per un ambito di allievo, ma anzi per un ambito più umanistico, siccome mia sorella e anche lei allieva della scuola, quindi mi sono sentito di accompagnarla e di partecipare da qui. La sorella ha partecipato, siamo arrivati terzi noi. Bravi, quindi una complimenti. C'era un ragazzo che aveva alzato la mano, Giuseppe. No, niente, era per dire che appunto questa vittoria la dedichiamo a Paolo Romano che ci ha sempre supportato. E anche al professore Russo che questa settimana ci ha messo sotto e ci ha fatto studiare. Grazie di questo. Il professore è impagabile in questo momento, dopo anni. Sì, sicuramente stasera piangerà di gioia per questo momento che aspirava da anni, perché naturalmente ha partecipato sempre, non ha mai vinto, il Galileo Galilei ha sempre trionfato, finalmente si prende la rivincita e io anch'io sarò piangendo stasera, commosso da questa dedica che mi hanno fatto questi ragazzi che hanno partecipato anche alle varie incontri di formazione che abbiamo fatto anche in questi giorni. So che alcuni hanno partecipato, mi ricordo alcune domande di alcuni di voi, e quindi bene, ottimo, grazie della dedica. C'è qualche altro ragazzo, qualche altro docente che vuole intervenire? Io avrei insultato chi ha preparato questi questionari, soprattutto quelli della scuola secondaria di secondo grado, che erano particolarmente difficili, ma... Se vuoi lo puoi dire chi li ha preparati. Non li ho preparati né anche io, perché... Non li ho preparati né io... Ormai riconosciamo i suoi così. Né del professore Cudispo, del dottore Cudispo. No, non ci posso credere. Sì, però così mi metti in difficoltà, però.
Invece vedi, anche noi utilizziamo la stessa tecnica di introdurre i giovani nell'organizzazione, e quindi i questionari li ha fatti Maria Chiara Falco. Ecco perché erano così cattivi. Però mi è stato detto di essere cattiva, ragazzi, non è colpa mia. Perché alla fine è sempre il docente è colui che dà l'imprinting, che in questo caso Cutispoto dice sempre fagli difficili. Esatto, grazie. Riprendo una parola un attimo, perché l'avrei voluto fare all'inizio, ma poi mi sono dilungata molto e ne approfitto adesso. Vorrei veramente ringraziare tantissimo lo staff dell'Osservatorio Astrofisico di Catania, che si dedica con grandissima passione a queste attività e in particolare a questa manifestazione, quindi naturalmente il nostro dottore Giuseppe Cutispoto, che è il nostro responsabile per tutte le attività di divulgazione e didattica dell'Osservatorio Astrofisico, dottore Paolo Romano e la dottoressa Maria Chiara Falco, che oltre che occuparsi di divulgazione scientifica sono due fisici solari che danno lustro al nostro osservatorio. Grazie infinitamente per la passione che riuscite a comunicare ai giovani, perché è la cosa più bella che la nostra professione ci permette di fare. Giuseppe, ci chiedono le classifiche perché tutti vogliono sapere che risultati hanno ottenuto. Allora, noi abbiamo detto qualcosa riguardo prestazioni individuali, ma in realtà questa resta comunque una classifica a squadre, quindi la posizione, come già negli anni scorsi, tutti potete chiedere la vostra posizione in classifica e anche sapere qual era il vostro distacco, per così dire, da chi ha vinto. Per fare questo però, per favore, mandate un mail, perché altrimenti adesso a mente non possiamo ricordarci tutti. Quindi se voi mandate un mail all'indirizzo che conoscete, poi vi daremo risposta, come negli altri anni tutti quanti conoscerete la vostra posizione in classifica. E il quiz poi verrà pubblicato. Il quiz verrà pubblicato, però lo pubblicheremo in forma cartacea sul sito insieme con i nomi dei vincitori. Forse il CAUT, non lo so, fa Paolo, e poi il CAUT non può essere pubblico perché lo fa girare chi lo ha scritto, quindi lo può passare forse, ma lo potremmo condividere con gli insegnanti. Si può condividere, ormai è pubblico, quindi lo possiamo tranquillamente condividere, esatto. Sì, serve soltanto l'account di CAUT e poi io lo posso mandare agli insegnanti. Grazie di tutto. Grazie a tutti e complimenti a tutti i ragazzi e agli insegnanti, grazie davvero per aver partecipato. Giuseppe, abbiamo altri appuntamenti? Finito, salutiamo, grazie Isabella per la tua presenza, ci sentiamo, grazie a tutti, e possiamo chiudere qua. Poi ovviamente sarete ricontattati per quello che riguarda la consegna dei premi, quando e come sarà possibile. Ciao ragazzi, arrivederci, grazie per venire, complimenti, ciao a tutti, grazie, complimenti.